Io sono Alessandro Benini, sono un volontario della pubblica assistenza di Pisa e da poco responsabile nazionale di protezione civile di ANPAS. La campagna Io non rischio è una campagna di informazione e sensibilizzazione alla popolazione sui rischi legati agli eventi naturali. Io stesso ho fatto il responsabile di piazza a Pisa nel 2012 e ricordo molte persone interessate in quella che si chiamava all'epoca la campagna Terremoto Io non rischio, perché era rivolta solo a quel tipo di rischio. Ricordo un signore che, vedendoci, si fermò e si mise a parlare, a raccontare dei racconti tramandati a lui dai suoi nonni sul terremoto del 1848, e con tanta dovizia di particolari e così tanti aneddoti che tutte le persone che passavano cominciarono a fermarsi e il comunicatore diventò lui e furono tutti interessati a questo racconto. Un signore che, passando il sabato mattina, rimase stupito del fatto che un semplice accorgimento come fissare gli armadi ai muri potesse essere fondamentale per evitare dei danni alle persone durante un terremoto. Rimase così colpito che la domenica pomeriggio passò di nuovo a dirci che aveva comprato i tasselli per fare il lavoro. E poi una coppia di danesi che ci disse: magari anche noi avessimo questa cosa nel nostro paese, a conferma di quanto questa esperienza sia unica e di quanto sia il suo valore. Il giorno della campagna sarà l'11 ottobre, ma per noi la campagna non si esaurisce l'11 ottobre, per noi la formazione, la campagna Io non rischio dura tutto l'anno. E grazie anche ai volontari che quest'anno hanno dovuto confrontarsi con un'esperienza nuova, quella di formarsi per una campagna diversa dalle precedenti, che è completamente online e che quindi ci mette davanti a sfide nuove. Vanno anche ringraziati tutti quei volontari che nelle associazioni, nei giorni della campagna, aiuteranno a coprire i servizi che sono lasciati scoperti da quei volontari che parteciperanno a Io non rischio.